Signora Andrea. Allora, io mi chiamo Andrea Martini, sono il titolare dell'azienda Un Quadrato di Giardino che ha sede vicino a Piacenza, a Podenzano. Siamo un vivaio di produzione, quindi produciamo quasi tutte le nostre piante, che siamo specializzati in erbacee perenni, insolite e soprattutto da ombra, quindi con foglie particolari per esposizioni ombreggiate. Poi abbiamo tante graminacee anche e una collezione botanica di begonie particolari. Dunque, oggi volevo presentare questa pianta che è un Acanthus mollis whitewater. L'acanto è una pianta che conosciamo tutti perché viene usata come ornamento nei capitelli corinzi, quindi è una pianta che bene o male abbiamo visto tutti. Normalmente l'acanto ha foglia verde. Questa invece è una foglia variegata, molto variegata, si chiama Whitewater ed è una variegatura che rimane stabile nel tempo. È una pianta che per esposizioni mediamente ombreggiate, terreno soffice e ricco, ed è un semisempreverde, dovesse fare molto freddo va a riposo in inverno ma riparte poi in primavera. Ha una fioritura splendida nel mese di maggio. Con un gambo rosa e i fiori bianchi crema, contrariamente a quello verde invece che ha un fiore un po' meno appariscente. Pianta molto molto facile. Si può mettere a dimora come tutte le erbacee perenni in autunno, che è il periodo migliore, oppure in primavera avendo cura di tenerla bagnata per evitare che vada incontro al secco.